Benvenuti sulle montagne russe, ragazzi! Pensavate che il mondo delle criptovalute potesse essere la gallina dalle uova d'oro dove metter dentro soldi e tirar fuori i guadagni? Beh, vi sbagliavate di grosso. Perché sto dicendo questo, ragazzi? Perché Bitcoin continua la sua piccola flessione e sottolineo la sua piccola flessione perché di piccola flessione si tratta, è una correzione del mercato e se vi spaventate, se ve la state facendo sotto per questo piccolissimo movimento al ribasso, fidatevi di me, il mondo delle criptovalute non fa per voi, chiudete le vostre posizioni, rimettetevi i soldi in tasca e andate via, perché questi tipi di movimenti sono all'ordine del giorno. Anzi, vi dirò di più, Bitcoin ci ha fatto vedere molto di peggio. Bitcoin, io non me lo dimenticherò mai. Aver vissuto sulla mia pelle il valore di Bitcoin scendere del 70, 80, 90% e parliamo di episodi avvenuti un anno e mezzo fa, non parliamo della preistoria di Bitcoin, quindi una flessione del 10, 15, 20% è veramente una piccola correzione del mercato. Del resto, ragazzi, quante volte vi ho detto nei miei video non comprate a meno che sapete esattamente quello che state facendo, non comprate quando il trend è così, è rialzista in maniera così prepotente e così forte, perché è molto facile che a un certo punto il mercato fletta, debba fare una correzione fisiologico e il rischio è che vi trovate ad aver comprato a livelli molto molto alti e quindi di essere subito in perdita. E lo so che ci sono molti di voi che adesso si trovano in questa posizione, lo sapete perché lo so? Perché lo vedo dai commenti che mi lasciate qua sul canale, lo vedo dalle mail che mi arrivano sul gruppo pubblico Facebook, lo vedo perché aumentano quando in questi ultimi 2 giorni che c'è stata questa grossa flessione di Bitcoin sono aumentate drasticamente le visite ai miei video, soprattutto ai video in cui parlavo di questa flessione di Bitcoin, e questo vuol dire che c'è gente che se la sta facendo sotto, come ha detto un collega lasciando un commento sotto ad un mio video. Questa è tutta propaganda per i pampers, per i pannolini, perché c'è gente adesso che sta facendo scorte di pannolini perché se la sta facendo sotto. Davvero carina la battuta, non mi ricordo il nome, mi dispiace, ma se trovate qua sotto, se andate a cercare sui commenti nei miei video, trovate la persona che ha fatto questa battuta. Ed è vero, ed è purtroppo, ragazzi, è qualcosa che mi dispiace se state affrontando per la prima volta, mi dispiace se pensavate che il mercato delle criptovalute potesse essere un mercato dove il trend poteva solo essere rialzista, dove non si sarebbe mai più fermato, dove Bitcoin sarebbe potuto arrivare a 20.000 dollari, 30.000 dollari, 40.000 dollari. Se credevate questo, ragazzi, e se credevate che poteva raggiungere quei livelli senza praticamente mai tornare indietro, mai fare una correzione, mai fare una flessione, mai scendere di valore, allora veramente ve lo dico come amico, avete preso un'enorme cantonata. Ragazzi, Bitcoin, come qualsiasi altra criptovaluta, e lo vedete adesso che cosa stanno facendo le altcoin, lo vedete a che veramente montagne russe siamo sottoposti questi giorni. Criptovalute che fanno il 30, 40, 50%, guardate che cosa ha fatto Ripple oggi. Ripple oggi ha fatto quasi il 50%, ha sfondato il muro del dollaro. E se guardate altre, c'è Verge che ha fatto tantissimo, le stavo controllando prima, ragazzi, perché stavo ordinando, eccolo qui il grafico, stavo ordinando sulle criptovalute che hanno fatto oggi la maggiore impennata, senza andare a guardare criptovalute troppo esotiche. C'è Ripple che ha fatto il 45%, Ethos che ha fatto il 43%, c'è Komodo che ha fatto il 40%, c'è Electroneum che ha fatto il più 33%, Dogecoin ha fatto il più 32%, poi che c'è? C'è Zcoin che ha fatto il più 21%, c'è Lisk che ha fatto il più 18%. Ragazzi, queste sono momenti storici particolari, ma non potete aspettarvi che questo settore vada solo al rialzo e con questa prepotenza. Ci saranno momenti di lateralità del mercato, ci saranno momenti in cui il mercato andrà laterale e non si muoverà per giorni, per settimane.
ce lo ha fatto. Se andate a studiare, se non credete a me, andate a studiare il passato, andate a vedere che cosa è successo nei mesi precedenti a settembre, andatevi a vedere dietro settembre, andate a vedere agosto, andate a vedere giugno, andate a vedere maggio. Non guardate solo Bitcoin, guardate anche le altre criptovalute. Ci sono stati momenti di lateralità, ci sono stati momenti di grande flessione in cui le criptovalute hanno perso il 50, il 60, il 70% e poi magari lo hanno riguadagnato dopo 2 settimane. Insomma, ragazzi, se volete stare in questo mercato, allacciatevi le cinture di sicurezza. Ecco perché dico sempre, dovete avere una strategia e dovete sapere esattamente perché state investendo in quel progetto e con quali obiettivi state investendo in quel progetto. Qual è il profilo di rischio che siete disposti ad accettare? Che vuol dire qual è il valore massimo di perdita che su quell'investimento siete disposti ad accettare? Perché a un certo punto, lo dicevo ieri nel webinar in diretta con i partecipanti del mio corso, dovete farvi un trading plan, un piano di trading in cui tutte queste cose ve le andate a dire, in modo tale da non essere, da non dover fronteggiare poi momenti di emotività, perché sono le emozioni che in questo settore ti fregano, sono le emozioni che ti fanno agire o per paura e ti fanno fare qualche stupidaggine, o per come si dice, greed in inglese, per avidità. E queste due emozioni, che sono le emozioni che veramente muovono i mercati, sono le emozioni che ti fanno fare sempre, ti fanno sempre prendere le decisioni più sbagliate. Quindi ragazzi, se vivete male questi momenti, veramente la cosa migliore che potete fare, se non riuscite a far fronte a queste cose, per far fronte a queste emozioni dovete avere un piano molto preciso, con delle strategie precise. Dovete sapere perché siete entrati, perché siete entrati a quel livello, qual è il livello minimo a cui pensate di uscire, qual è l'obiettivo di guadagno in performance su cui volete ritirare i vostri guadagni. Tutte queste cose ve le dovete dire prima di fare l'investimento, non adesso che Bitcoin è sceso, sta puntando dritto ai $15,000 e magari voi avevate investito a 18.000, 19.000 o addirittura ai massimi storici di sempre di Bitcoin. E poi ragazzi, un'altra cosa, guardate le altcoin, non esiste solo Bitcoin, il mercato delle altcoin ci sta dando delle opportunità magnifiche. Io quello che sto facendo in questi giorni investendo in altcoin non l'ho fatto in tutto l'anno in termini di performance. Aprite gli occhi, però anche in questo caso dovete sapere esattamente come fare questi investimenti, perché fare questi investimenti, e anche qui ancora di più è valido per le altcoin avere sempre una strategia precisissima. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e di interesse, fatemelo sapere con un like, lasciatemi un commento a me e agli altri partecipanti di questa enorme community. Siamo quasi 20.000, tra pochi giorni raggiungerò prima di Bitcoin i 20.000 subscriber. C'era lo scherzo che avevamo con qualche collega del canale che diceva: vediamo se farà prima Bitcoin a raggiungere i $20,000 o se farei prima te a raggiungere i 20.000 iscritti. E me sa tanto, come si dice a Roma, che ci riuscirò, farò prima io rispetto a Bitcoin, come ho fatto prima con i 15.000 subscriber. Quindi lasciate un commento e condividete queste emozioni con me e con gli altri del gruppo, perché vi potranno dare una mano anche loro, perché c'è su questo canale c'è gente che sta in questo settore come me da un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, quindi che ha l'esperienza per potervi dire: state tranquilli, non andate in panico. Però non è sufficiente dire questo, ragazzi, bisogna avere un piano, bisogna sapere perché state facendo quell'investimento. Non potete investire nel mercato delle criptovalute perché il vostro amico vi ha detto che è l'occasione della storia e vi ha detto che tanto Bitcoin potrà arrivare solo a 1 milione di euro. Ragazzi, sono, non voglio dire parolacce, ma sono stupidaggini, perché non è tanto se ci arriverà o no a quella cifra, ma è il come ci arriverà, è il viaggio per arrivare dal punto zero al punto finale di Bitcoin, è quel viaggio che voi dovete essere pronti a percorrere. E dovete essere pronti, altrimenti meglio lasciar stare. Grazie mille per l'attenzione, ragazzi. Buon trading a tutti, ci vediamo prestissimo. Ciao!